Presidente, una bellissima serata. Lei ha portato una testimonianza importante perché è appena tornato dalla Russia. Ci sono novità di rilievo per l'Ascoli Calcio nella regione dell'Lipetsk? Sì, senz'altro. Sono stato nella regione di Lipetsk, che è una delle regioni economiche più avanzate di tutta la Russia, con una crescita esponenziale, dove c'è una zona economica speciale che è giudicata anche dal Financial Times tra le più serie e severe di tutta la Russia. In questa città, in questa regione, perché ho incontrato anche il governatore della regione, ho incontrato il sindaco della regione e varie personalità, era presente anche l'ambasciata italiana con il suo vice capo delegazione, era presente il console onorario Torrembini, quindi una delegazione che ha assistito l'Ascoli Calcio in una maniera completa. Che cosa ho fatto? Ho fatto degli incontri mirati con imprenditori locali per portare degli incontri qui in Italia e in Russia, business to business, e soprattutto per quanto riguarda il lato sportivo, un accordo con la società locale, la maggiore società locale, il club del Metallurg. Questo accordo consentirà all'Ascoli di avere sul territorio la prima Ascoli Academy, quindi avremo una supervisione dei ragazzi di questo territorio con possibilità concrete di avere dei piccoli campioncini al servizio dell'Ascoli Calcio. Bellissima serata, come detto, che va a corredo di una straordinaria vittoria. Lei purtroppo non c'era perché era di ritorno dalla Russia, ma le hanno raccontato, poi la sera ha partecipato alla cena con i tifosi, quant'era importante tornare al successo e aver battuto per la prima volta una big del campionato, perché il Cittadella è una grande squadra della Serie B. È importantissimo. C'è stato un evento che ricorderò per tutta la vita, credo, perché quando sono atterrato a Leonardo da Vinci, subito mi sono affrettato ad aprire il mio telefono, il mio cellulare. Dopo 5 secondi il gol di Scamacca, quindi la mia vittoria, tornare sul suolo italiano e avere questa notizia è stato emozionante. Un mio amico all'aeroporto mi ha accompagnato subito qui ad Ascoli, in Ascoli, perché c'era la festa dei tifosi a cui non potevo mancare.